drops on me, you break me off, don't flash my style. Bambine, mi fate dormire? Che c'è? Martina, ma che hai fatto? Mannaggia, che hai fatto, Martina? Fai vedere? Ma guarda, Veronica, la pianti? Veronica! Madonna. Vabbè, non è niente, amore, non è niente, dai. Veronica, oh, sei uguale a tua madre proprio, la vuoi finire? Dai, su, stai buona, vado a prendere il disinfettante. Non posso decidere adesso, proprio non posso. Capisco, e quando allora? Non lo so, non lo so. Bene, diciamo alle 2? Ho detto che non lo so. Capisco, facciamo alle 3. E per il raffreddore da fieno le consiglio lo Zigriton. A presto, eh. Pronto? Allora, niente. Ho rotto un vaso. Sì, sì, è tutto bene. Come dicevo, questa cura omeopatica può solo aiutare, non è che fa miracoli. Ma la cosa più importante è capire a quale scopo usa il cibo, quale problema si nasconde dietro la sua fame. Hai sentito, dottore? Ma che è sto problema? Il problema è che c'ho fame. Forse sei insoddisfatta. Sai, la fame è uno sfogo. Se fossi insoddisfatta sarei anoressica. Però sei esperta di disordini alimentari. Beh, se sei esperta... Vanessa, ti do uno schiaffo, eh? No, no, lasci, signora. E un po' ha ragione. Si chiederà per quale motivo deve seguire i consigli di un dietologo che ha la pancetta. Vanessa? Vede, signora, io sono la conferma di quello che le dicevo. Io ho divorziato da poco e questo è il mio problema. E anch'io, come tanti altri, nascondo i miei problemi dietro la ciccia. Con la differenza che io ne sono consapevole e che quindi prima o poi... Dottore. Ah, sì, prego. Allora, guardi, questa è la prescrizione. Mi raccomando, segui la dieta con attenzione e poi più in là vedremo se c'è bisogno di un supporto psicologico. La ringrazio, dottore. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Dopo fammi i conti, eh. Oh, ma non lo vedi, è più ciccione di me. Allora, questo è fatto. Sì, pronto. Oi, Cecilia, ciao. Cecilia, un cavolo! Ma che fine hai fatto? È un secolo che ti cerco, un'ora che ti telefono. Ma lo sai che quando visito stacco il telefono, no? Ma che me ne frega se stacchi il telefono quando visiti? Giorgio, sono il tuo avvocato. Allora, l'hai preparata la documentazione? Sì, sì, l'ho preparata. Bravo. Hai affittato uno studio e messo a posto la stanza per le bambine? No, Cecilia, quando? Guarda che questa volta il rinvio non ce lo danno neanche se stai in coma in ospedale. Io le cause le voglio vincere. Anche la tua, Giorgio. Muoviti, agitati, sbrigati e trovami una segretaria. E perché la tua? Sì, la mia si è licenziata. E perché? Per fare la ballerina. La ballerina? Giorgio, muoviti! Sì, sì, va bene, ok. Sì. Solo chi vede l'orlo del precipizio sa quanto in alto si trova. Andiamo bene. Da quando sto con Caterina non mi guarda neanche in faccia. Ieri gli ho portato 2 carte di Dragon Ball rare e non mi ha neanche detto grazie. Allora ho pensato una cosa. Che cosa? Ho scritto una lettera a Giacomo. Ti lascio, firmato Caterina. Che dici, funziona? Il problema è che tu hai paura di perdere Giacomo. Sì. Ma perché? Ti fa calcio, sai, gioca in attacco. Viene, anzi, veniva a tutte le partite, anche agli allenamenti. Carlo... Carlo? Allora ti fa il tifo a calcio e poi ti dice che sei bravo. Sì. Tu pensi che i gol li faresti lo stesso se lui non ti dicesse più che sei bravo? Sì, penso di sì. E allora? Allora io volevo arrivare a questo. Mi sa che è meglio che te ne vai, che ha suonato la campanella. Che ti senti male un'altra volta? No, non ho fatto merendina. Ah, ciao. andiamo? Su, venga su, dai. Quando sei ripreso lo mandi in presidenza. Va bene, d'accordo. Venga su, Buongiorno. Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Io abito al secondo piano, lei è una mia amica. Buongiorno. Sì, ti ho visto qualche volta. Avete bisogno di qualche cosa? Sì. Lei è una ginecologa, vero? Sì. No, cioè sì, insomma, dimmi. Lo conosce questo? Certo. È affidabile? Due lenette? Sì. Allora quasi certamente dice la verità. Ma sicuro? Sicuro. Oddio. Devo dirlo a mamma. E a Marco. Sì. Al tuo ragazzo? Sì. Ma non si sente bene? No, niente, solo un po' d'allergia. Questo Marco ti ama. Scusate. No, niente. Sì, credo di sì, ma non ho un lavoro. Ah, lavoro? Guardi, è il mio avvocato. È una donna in gambissima, ha bisogno di una segretaria. Il posto della segretaria lo prendo io. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Allora... Poi, su, ho consultato l'agenda. L'ultima chiamata al pronto soccorso emotivo è del 97. È un record straordinario. Certo, a giudicare da quello che vedo sembra si tratti di allarme rosso, eh? Maurizio è sterile. È un ottimo metodo anticoncezionale. Il sarcasmo te lo puoi tenere. Io lo sapevo che mi succedeva qualche cosa ogni volta che cerco di vendere quella casa, me ne capita una. E tu non venderla, anzi, affittala a me che ho quei problemi con la bambina. Un momento. Il problema è mio, ho telefonato io. Ti rendi conto che razza di fallimento professionale e personale è questo? Maurizio mi odierà e io non potrò neanche più fare la ginecologa. Ho come l'impressione che tu stia travisando il rapporto causa-effetto. Perché Maurizio dovrebbe odiarti se è lui a essere sterile? Ma perché penserà di non poter soddisfare le mie aspettative? E perché non puoi più fare la ginecologa? Hai visto che effetto mi fanno le pazienti? E tu non diglielo e trovati un donatore. Ehi, se vuoi mi offro volontario. Certo, dovrebbe essere inconsapevole. L'inconsapevolezza è la mia qualità migliore. E poi dovrebbe avere due occhi azzurri intensi come quelli di Maurizio. E mi dovrebbe piacere anche un po'. E così andrebbe tutto a posto. Ho avuto proprio una bella idea. Scusa, Anna, perdonami. Sì, pronto. Sì? Cosa? Sì, certo. Sì, arrivo subito, va bene. Sì, d'accordo. È un amico, ha bisogno d'aiuto. Lo sapevo che non dovevo vestirmi da ambulanza stamattina. Vuoi venire con me? Così finiamo quel discorso. Sì, non mi voglio stare da sola. E poi da quando sei arrivata mi sento molto meglio. Senti, Annetta, poi per quanto riguarda quel problema della casa... Non nominare la casa! Ti ho appena detto che mi porta male. Va bene. Insomma, alla fine mi hanno sospeso. Dice che non si possono avere attacchi di panico a scuola. Ma da quando? Io gliel'ho spiegato, è per Federico, sono entrato in risonanza, è una cosa normalissima tra gli psicoterapeuti. Chi è Federico? È un mio paziente, uno che avevo in terapia. E che ha fatto? Come che ha fatto? Su tutti i giornali. È stato condannato per tentato omicidio del padre. E tu che c'entri? Avrei dovuto prevederlo, no? Carlo, ma mica sei un poliziotto, lui era un tuo paziente, un paziente. Che cos'è la risonanza? La risonanza è una cosa un po' delicata, te la spiego quando ci conosciamo meglio, Non hai gli occhi azzurri? No, perché? È grave? No, va bene comunque. Sai che ti dico? Che forse è anche un bene che io lasci la scuola, perché i bambini mi fanno domande, si preoccupano per me. Ma sì, ti trovi uno studio. Magari. Io ho una casa da affittare. Ah, bella amica, io non la posso nemmeno nominare, lui invece, vero? Dai, non mi fare l'offesa. Anzi, è un'idea geniale, perché non l'affittate tutte e due insieme? Perché con lui? Vabbè, pensiamoci. No, l'agente immobiliare. Pronto? Poteva evitare di farmi perdere mezz'ora qui sotto, anzi, poteva proprio evitare di chiamare la mia agenzia. No, guardi, io ho deciso che la casa non la vendo più. Ma non finisce qui adesso. O lei vende la casa, o gli chiederò i danni. Come i danni? Pronto? Sì, sono il tenente Di Leo dei Carabinieri. Sì, c'è un'indagine in corso. La signora Scarpelli è sotto custodia cautelare. Lei dovrebbe darmi le sue generalità. Affondato. Mi fai una rabbia. Sei paura? Scusa, per caso studi danza? No, perché? Niente. Dicevi? E dopo il cocktail bar ho lavorato in un immobiliare e poi in uno studio di grafica come segretaria. E so usare il computer. Va bene. Va bene cosa? Puoi iniziare, sei assunta. Veramente? Sì. Quando? Subito. Dunque, nella stanza in ingresso c'è un computer e tutte queste sentenze da catalogare. Sì. Poi ti spiegherò come fare. Scusami la fretta, ma ho una marea di cose da sbrigare. Sì, grazie. Certo che è luminosissima, eh. Questi soffitti alti, poi, almeno io respiro. Ma ti rendi conto che se questa diventa il mio studio, io ho la stanza per le bambine, a casa mia. Mi ricordavo di averne lasciata una qui. Senti, ma d'affitto quanto... Ma no, ma non ti preoccupare, le parlo io. La conosco da 20 anni, conterà qualcosa, no? Dici, eh? Non lo so. Si direbbe moscato extradolce della ditta Mogen di Malaga. Ma è russo. Ma lei è un intenditore, mister Graham. Mi sposi. Oh, ma che diavolo state dicendo? Che siete impazziti? Scusa, stiamo citando Enricca la sposa e l'ammazzo. È roba da appassionati di cinema. Potremmo fondare un club, oppure una setta. Sì, ma no di cinefili scemi, eh. Piuttosto medici sull'orlo di una crisi di nervi. Ma no, è sfruttatissimo. Allora associazione medici incasinati, magari. No, non suona bene. Ma no, ma è così. Guarda come siamo rilassati adesso insieme. Ah, è vero. Io con voi mi sento benissimo. Lo vedi? Allora proviamoci. Non lo so, ci devo pensare. Perché? Poi in questo momento, Giorgio... Ma perché hai problemi? Sì, una questione molto personale. Scusa? Anna, pensaci. Voglio dire, tutti quanti noi abbiamo dei problemi, no? Che cos'è che ci manca? Mesa Verde. Che? Mesa Verde. Giù la testa. Mesa Verde, il sogno che ci dà la forza per lottare. Beh, il concetto è bello. Mesa Verde. Poliambulatorio specialistico Mesa Verde, tutto attaccato. Mi sa che non funziona. Ci vorranno dei permessi. Bisognerebbe fare anche un piano finanziario. Insomma, ci vorrebbe qualcuno con le palle. Ce l'ho! Insomma, i miei clienti hanno versato alla Dream System tutti i loro risparmi per avere una casa e adesso sono rovinati. Niente casa, niente soldi, niente di niente. Scusa, collega. Posso chiamarti collega, vero? Sei un avvocato, no? E allora difendi i tuoi clienti come noi difendiamo i nostri, facendo applicare la legge. Oh, andiamo. Voi fate il gioco dei 4 cantoni con le società edilizie. Le fate fallire e rovinate quei poveri disgraziati che non c'entrano niente. Certo. Peccato che in tribunale queste sono soltanto chiacchiere. Sono chiacchiere che possono pesare sulla coscienza. Ma che diavolo vuoi? Che buttiamo al mare il nostro lavoro per aiutare un avvocato sfigato che difende gli sfigati? Voi non avete ancora vinto e io non ho ancora perso. Forse imparerai qualcosa sugli avvocati sfigati. E vai, sei una tigre, una belva affamata, l'hai sbranato, l'hai fatto a pezzi. Marilena, ti giuro, mi hai salvato la vita. Cioè, dopo l'impresa di pulizia in una metropolitana, fare la segretaria di un avvocato mi sembra una favola. Mi sa che questo lavoro me lo devo tenere per me. Grazie, bella amica che sei. Con tutti i casini che c'ho, guarda. A proposito, hai deciso? Certo, andiamo a vivere insieme. 2 cuori e una canna. Non mi fare la moralista, eh. Poi il fumo non è mica, insomma, è peggio ubriacarsi. Marilena, non è un fatto di fumo, veramente. Marco non mi sembra maturo, capisci? Scusa, ma non stavi bene così come stai? Di giorno studiavi e la sera lo vedevi. Poi nelle condizioni in cui ti trovi devi stare tranquilla. Si vede che non hai mai amato veramente. Scusa, ma qualche storiella ce l'ho avuta pure io. Sì, ma l'amore vero ti cambia la vita. Da quando ho incontrato Marco, non lo so, prima stavo facendo un percorso obbligato. Senza senso, non so se mi capisci. Ti capisco. Però non ne voglio parlare. Ecco Marco. Ciao. Ciao. Andate piano, attenti al bambino! Giorgio mi ha chiesto di seguire tutte le pratiche legali ed amministrative per aprire questo vostro poliambulatorio. Conoscendo il tipo, non avrei dovuto accettare. Ma visto che mi ha trovato una segretaria in 1 ora e mezza... L'idea è ottima. Il giro d'affari che si può creare è senz'altro molto interessante. Certo, però ci vuole un pochino di marketing. Ecco appunto, noi avremmo pensato proprio di focalizzare sui pazienti, cercando di instaurare con loro un rapporto di solidarietà. Sì, però alla fine i conti devono tornare. Sarà brutale, ma... venendo qui ho fatto 2 rapidi calcoli astrologici. No. No, guarda, le stelle dicono che siamo un gruppo perfetto, assolutamente armonico. Voi due poi vi integrate alla perfezione. È un segno del destino. Veramente io non credo all'oroscopo. Neanche io. Il segno del destino di questo. Cioè, a voler cercare il pelo nell'uovo ci vorrebbe un acquario ascendente gemelli. Ma guarda che combinazione. Vuoi dire che tu... Acquario ascendente gemelli? Vabbè, ma tu naturalmente non lo potevi sapere, no? No. Ragazzi, le stelle ci proteggono. Va bene, torniamo sulla Terra, eh. Per aprire una società ci vogliono una montagna di adempimenti. Avere le autorizzazioni, ristrutturare il locale a norma di legge e per questo le stelle servono a poco. Dove finiscono le stelle? Cominciano gli avvocati. Dai, accendi la luce. No, deve essere una sorpresa. Ma che sorpresa? Dai, accendi. Aspetta, sei pronta? Sì. Amore, benvenuta a casa nostra. Che vuol dire? Quello stronzo. Sentiamo, di chi è la colpa adesso? È Lillo, quello stronzo di Lillo. Doveva pulire tutto lui. Ha detto che si portava pure la sorella. E perché Lillo dovrebbe pulire casa tua? Perché ho sbagliato, va bene? Però la settimana scorsa gli ho montato lo stereo nella macchina e lui in cambio doveva... Marilena, io ti giuro che quando lo incontro per strada gli rompo il culo. Sei sempre uguale. Guardami. Ti guardo, ti amo, ti guardo. Io andrò via di casa, lo capisci? Ora siamo io e te. Io ho te, tu hai me. Basta con le cazzate. Basta con gli impicci. Basta con questo. Però devi diventare grande. Dillo. Adesso divento grande, subito. Marilena. Dillo. Adesso divento grande. Subito. Adesso... Perché subito? Te lo devo ricordare. Poi... Scherzavo. Che dici, piacerà a nostro figlio un padre elettrauto? Hm? Perché vuoi parlare con tuo padre? Sì. Per la mia famiglia affronterò pure l'orco cattivo. Ti amo. Dunque, come giustamente richiesto da questa corte, il mio cliente ha provveduto ad affittare uno studio in modo da adibire la casa di proprietà a sola abitazione. Le bambine avranno la loro camera. Ho con me la fattura dei mobili appena acquistati. Legno e fibre naturali, concepite appositamente per i piccoli. Allora ce l'ha fatta, dopo 3 rinvii. Signor giudice, tutti ci rendiamo conto che in una separazione si corre il rischio, come si suol dire, di frugare tra i panni sporchi. Noi ce ne vorremmo astenere, ma qui... È in gioco la serenità fisica e psicologica di 2 bambine. Ma non capisco che cosa c'entri. Avvocato, sono io che devo capire e decidere cosa c'entra e cosa non c'entra. Ho qui una documentazione, una relazione di un emerito psicologo. Notizie fornitemi dalla mia cliente. Beh, ne emerge un quadro preoccupante. Il dottor Giorgio Bini è vittima di disordini alimentari del carattere. Ha più volte manifestato una certa inadeguatezza ad assolvere i compiti che un padre... Non capisco proprio perché si mette a insultare il mio cliente adesso. Avvocato, non le permetto di interrompere. Si comporti come conviene. Non volevo essere offensivo. D'altronde qui c'è tutto, c'è poco da commentare. Basta il fatto che ha fatto rimandare per ben 2 volte l'udienza perché il giorno risultava astrologicamente infausto. Centinaia di milioni di persone nel mondo credono nell'astrologia e almeno altrettante sono in sovrappeso. Non mi pare che per questo abbiano perso l'affidamento dei figli. Forse non lasciavano i bambini incustoditi. La figlia minore della mia cliente ha riportato una ferita sotto lo zigomo destro che le lascerà una cicatrice permanente a causa della distrazione del padre. Ecco, se vuol consultare il certificato medico, ecco qui. Quindi io e la mia cliente riteniamo che al suo ex marito venga negato l'affidamento congiunto. Ma è pazzesco, non si è fatta niente, era un taglietto minuscolo. Ma che siete tutti matti? Avvocato, faccia tacere il suo cliente. Vuole chiedere i termini per rivedere i documenti? Certo che lo voglio. Mi scusi, voglio dire, faccio istanza. Va bene. La seduta è rimandata. Passate più tardi nel mio ufficio per fissare la nuova data. Avvocato? Per noi va benissimo, siamo tranquilli. Bene. La seduta è tolta. Ma dove credono di arrivare con questa buffonata? Ma perché non me l'hai detto? Ma te l'ho detto, Cecilia, tutti i bambini cadono dal letto, non si è fatta niente. Cecilia, io sono Giorgio, eh? Tu credi davvero che io non sia in grado di fare il padre alle mie bambine? Guarda, qui la tua immagine non esce per niente bene. Dobbiamo dimostrare che non è così. Per di più le bambine sembrano aver stabilito un ottimo rapporto con il nuovo compagno di tua moglie. Quale compagno? Lo sapevo! Dovevamo farla nera per prima noi! Ma ti giuro, la prossima volta le preparo un dossier peggio di Matarone. Hai messo incinta una disgraziata. te ne sei andato di casa e solo ora che sei nei guai ti ricordi che c'hai un padre. Beh, sarà perché tu non ti ricordi che hai un figlio. Senti Marco, io il lavoro te lo do, ma non credere di fare come ti pare. Per me sei un operaio come quegli altri. Serietà, puntualità e olio di gomito. E con le stronzate basta. Va bene, grazie. Senti, non mi far pentire un'altra volta, eh. E poi spero che nel cervellino ti sia rimasto qualcosa di quello che ti ho insegnato, no? Certo, non sono un mago dell'elettricità come te. Però ho una condizione. Io la tuta non la metto. Vederti sorridere è uno dei piaceri della vita. Della mia, intendo. Ancora mi farà corte. Sono contento che stai meglio. Hai parlato con Maurizio? Avete trovato una soluzione? A salutarmi o a prendermi in giro? Perché dovrei prenderti in giro? Sei così carina, tutto sporco di grasso. Deve essere eccitante lavorare con tutti quelli spinterogeni, candele, fili elettrici, centralini. Sara, su via, finiscila, eh. Ma come sei diventato permaloso? Ce l'hai un po' di tempo per fare un giretto con la tua ex? No. Anche i carcerati danno l'ora d'aria. Vai, tuo padre tornerà tra un'oretta. Finisco io il lavoro. Sì, se poi torna prima e non mi trova e mi scopre... Non ti preoccupare. Che problema c'è? Non lo sai com'è fatto, no, però? C'è un problema alla centralina. Si spegne improvvisamente. Allora, andiamo o no? Vai tranquillo, finisco io. Mi raccomando, eh. Tranquillo. Andiamo. Questo è il muro che hanno buttato giù. Oh, beh, io mi sono presa la stanza più grande. Allora, pensavo, se noi buttassimo giù quest'altro muro, potremmo... Che fai? Ho un piccolo attacco di claustrofobia. È incredibile, quando stavo a scuola mi nascondevo al bagno. Adesso non sopporto gli spazi chiusi, guarda che... Beh, mi sembra meglio, no? L'estate. L'inverno è freddo. Sei ancora preoccupato per Federico? Beh. Ti capisco. Sai, anch'io ho avuto qualche paziente che ha avuto delle gravidanze finite male e mi sono sempre chiesta se... Anna, Federico... ha tentato di uccidere il padre. Mio padre è una persona violenta. E questa è la risonanza? Io la chiamo così. Nel nostro lavoro entriamo in contatto con il disagio di talmente tanta gente. Ce n'è qualcuna però che ci tocca in modo particolare. Ci riconosciamo, capisci? Ed è una grande occasione per rivivere le esperienze che ci hanno fatto soffrire, sperando che questa volta vada meglio. Con tuo padre? Com'è finita? Non è finita. Faccio finta di non pensarci. Almeno tu avrai altre occasioni. Invece i miei non ci sono più. Mi amavano così tanto. Sono così contenta di averti incontrata, guarda. Non lo so. Siamo una bella coppia di pignoni. Senti, ti ricordi? Straziami, ma di pace saziami. Certo. Posso offrire una ligurizia? No, grazie, ne riesce Dandy. Charas, fresco fresco dall'India. Sara, ma che significa? Lo sai benissimo che devo tornare al lavoro. La sera una canna va bene, ma... che palle, ma sei diventata anche saggia, pure di farti le canne adesso. Allora, stammi a guardare. Non ho paura. Sì che ce l'hai. Ti racconti un sacco di cazzate, lo sai. Il lavoro, il figlio. Tu sei il Marco che conosco io. Libero come l'aria. Goloso di tutta la cioccolata che può offrirti la vita. Marilena è rimasta incinta e tu sei cascato in questa mentalità piccolo borghese. Lascia stare Marilena, cosa ne sai tu di Marilena? Non puoi capire. Marco, non ti riconosco più. Dov'è il mio Marco? Vattene. Come hai chiuso? Guarda che ho fatto. Che hai fatto? Avete consegnato una macchina a un cliente che dopo 100 metri lì si è spenta in mezzo a un incrocio e manca poco si ammazza. Ma mi sembrava apposta. Senti, non lo guardare, non te la prendere con lui, perché lui è un bravo figliolo. Ha cercato anche di pigliarsi la colpa. Ma io lo so che lui non è stato, perché io ti conosco. Ah sì, mi conosci? Se non sai nemmeno quando è il mio compleanno. Quanti anni ho? Avanti, dimmelo. Che strumento suono, dimmelo. Che cosa fai, il patetico? Io so purtroppo quello che basta. Che sei una nullità. E purtroppo... Marco! Sveglia. Amore, scusa, ho fatto tardi, ma ho visto un amico e... Sei ubriaco. No, no, ho bevuto una birra. Niente di speciale. Vaffanculo, non mi prendere per il culo. Va bene, ho bevuto. Ora mi metto il pigiama con le righe e torno in cella, va bene? Guarda che da questa prigione te ne puoi andare quando vuoi, basta che apri la porta. Poi, amore... No, lascia passare, vattene. Scusami, ma io lavoro tutto il giorno. E la sera mi viene voglia di scaricarmi un po'. Sto per avere un figlio. Ho una paura matta. Ho paura di restare da sola. Io non ti lascerò mai. Ricordati che quel figlio è anche mio. Shh. Ho avuto un motivo in testa tutto il giorno. Ascoltate un po' voi due se vi piace. E se tra il male e il bene c'è un inutile altalena, io ti amo. Mi ricorda malinconica. Ti amo. Perché tua sorella sarebbe così pessima? Non vuole che Stefano mi porti sul palo. Stefano è il fidanzato di mamma. Lo so chi è Stefano, lo so. Ma che cos'è sta storia del palo? Stefano è tanto forte, tanto muscoloso. Sai che nelle braccia ha quelle pallette di muscolo che tu hai intorno alla pancia? Si chiamano bicipiti. Non è giusto, perché lei è piccola, le fanno fare tutto. Basta, non ci va nessuno sul palo. È pericoloso. Nessuno sale su quel palo senza la mia autorizzazione. Certo che siamo stati bravi, eh? In mezz'ora di libera uscita abbiamo mangiato il gelato, comprato i trucchi per Barbie e fatto anche una bella passeggiata in macchina. Papà? Dì, amore. Se gonfi il petto e trattieni il respiro, forse i bicipiti ti salgono anche a te sulle braccia. Ho capito. Trattenere il respiro. Ci proverò. Ma è tutta sporca! Piuttosto togliere quel cerotto dalla faccia, che è una messa in scena ridicola. Qui di ridicolo c'è solo il tuo aspetto. Vuoi litigare come i bambini? Vuoi dirmi che io sono ciccione? Lo sai tu che cosa sei? Cosa? Tu che cosa mi dici, eh? Tanto non ce la fai ad infangarmi. Io sono una persona normale, si vede ad occhio nudo. Lo ha capito anche il giudice. Quelle bambine sono figlie mie. Hai capito? Sono figlie mie, hai capito bene? Figlie mie! Non credere di farmi paura. E di a Tarzan che non le portasse sul palo, hai capito? Niente palo! Tu Tarzan, eh? Ma io Giorgio. Questa è la chitarra con cui ha suonato Jimmy Page. Con quei due spiccitti da tuo padre, col cavolo che te la potevi comprare. Sai come ha goduto quel bastardo a licenziarmi? Te lo do io un lavoro. Cos'è, roba di movimenti? Attento però, non è il cervello giro. Non lo so, ci devo pensare, Sara. Non è mia tanto, devo pensare che tra poco avrò un figlio. Guarda che sono tosti, eh. È gente seria, è diversa, sono professionisti. Un attimo per pensarci. No, cioè, si stanno organizzando. Poi sai che queste cose come vanno? Chi c'è? Chi non c'è, non c'è. Bravo, andiamo. Fammelo rivedere. È solo un'ecografia. Sì, ma è bellissimo. C'è il nasone? Ma che dici? Stavo scherzando. E io non sai che solo adesso mi rendo conto che stai diventando una mammina. Mammina di un bambino sano e robusto. Senti, l'hai chiamato Marco? No, voglio fargli una sorpresa, vado a trovarla al lavoro. Accidenti, dovrei andare in studio. Vabbè, prendo un autobus. No, davvero, lo trovo il tempo da accompagnare. Guarda, che meraviglia. Ma siete stati bravissimi. Beh, c'è ancora molto da fare, ma credo che ce la faremo. Combinazione. Proprio il giorno della tua udienza. Ma sei sicura? Guarda che ti puoi fidare. Fammi controllare. 23. Allora, per la numerologia 23 fa 5. Oddio, ma è il mio numero karmico 5. Giorgio. Ciao, cerco Marco. Marco? Marco, il figlio del titolare, lavora qui. Io non ho figlioli. Come? Te l'ho detto. E così te saresti quella disgraziata. Noi non ci conosciamo, non ho voglia di litigare e neanche di essere insultata. E non sai niente. Marco non lavora più qui da un pezzo, l'ho licenziato io. Perché è sempre il solito, lui non cambierà mai e tu ti vai a incasinare con uno così. D'altra parte sono cazzi vostri. Lui è un fallito, siete due falliti. A me mi dispiace soltanto per quella creatura. Ma meglio senza padre che con un padre così. Già, a volte certi padri è meglio non averli proprio. Senti, Morettina, ma che vuoi fare? La morale è me? Vattene! Andate di torno! Scusa, ma se non lavora qui, dove prendi i soldi? Io non so niente. Grazie. Gira con una bionda. Una bionda vestita strana? Sì, io non ti ho detto niente. Ora va che se ne vede il padrone. Aspetti qualcuno? No. Sarà il rappresentante, vedrai. Sì, arrivo. Se mi volete mollare un altro folletto, già ce l'ho! Chi è? Dov'è? Chi? Dov'è? Mi fai schifo. Maria, ma che ci fai qui? Senti, non penserai adesso... No, risparmiami almeno questo! Ho visto tuo padre, so tutto e ora so anche di più. Il bambino che porto dentro è mio, soltanto mio. Non te lo farò vedere, non te lo farò riconoscere, dimenticatelo. Tanto non ti ci vorrà molto. Aspettami. No. Aspettami! Vai via! Marilena, apri! Marilena! Marilena! Allora, questi sono i giorni fertili. Maurizio è fuori per lavoro, però poi torna. E quindi, se volessi avere un figlio da Carlo, dovrei far l'amore con lui in questo periodo. Non posso mica dirti, ciao amore, sono incinta, tu non c'eri, però il figlio è tuo. Mica sei scemo. Questo è il giorno giusto. Manca ancora un po' di tempo. Ho una voglia di te che mi si porta via, vengo venerdì, sto 2 giorni e scappo via. Venerdì. Oddio, devo rifare i calcoli. Devo farlo prima che lui arrivi. O lo faccio adesso o non lo faccio più. Ho dimenticato le chiavi, lo so. Elena, ti devo parlare, ti prego. Dimmi quello che mi devi dire e vattene subito. Un minuto soltanto. Vorrei che prendessi questa. Che mi hai scritto una lettera? Dai, prendila. Sei scemo. I tuoi soldi di merda te li puoi tenere. Era solo per aiutarti. Lo faccio per il bambino. Per dimostrarti che sto lavorando. Il bambino mio, per te non esiste. Tu non gli farai mai da padre. E neanch'io esisto, vattene via! Ce l'abbiamo fatta. Sono emozionatissima. Anch'io. Ma che fai stasera? E tu? Ragazzi, ho una notizia terribile. Ho fatto due calcoli e il giorno dell'inaugurazione è sfigatissimo. C'è una congiunzione Marte-Urano che è micidiale. Giorgio, stai tranquillo, ce la faremo. Ho capito, ma è anche il giorno della mia udienza al tribunale. Non farti influenzare negativamente. Noi siamo con te. Oh, poi vuoi mettere una congiunzione Carla, Anna e Giorgio? Porca miseria. C'è un paziente che mi aspetta. Vediamo dopo. Ciao. Ciao. Dimmi che quello che sto pensando non è vero. Non è vero. Oh, e non mi fare preoccupare anche tu, eh? Oi, vieni, c'è una sorpresa. Cos'è sta roba? Bella, eh? E poi c'è questa, è l'SD pura. Con questa ci facciamo un bel viaggetto in paradiso. Sara, se tu entro 10 secondi non fai sparire tutta questa roba, tutta in paradiso ti ci mando io, sì, ma cacci in culo! Ma che sei stronzo? Ma lo sai che vuol dire questa valigetta? Sì, lo so che vuol dire che ti sei bevuta il cervello! Marco, è una svolta. No, è dinamite, con questa si muore, hai capito? Calmati, dobbiamo soltanto tenerla per un po'. Tu sei tutta scema, Sara. Guarda, allora, li vedi questi? Dobbiamo soltanto tenerla per un po' e ce ne daranno altri. Io non ho parole. Oddio, lo so come funziona, me l'hanno spiegato, non c'è pericolo. Si tratta di detonatori elettrici, cose così. Lo so benissimo di cosa si tratta. E allora? Lo sei scordato che sono un elettricista? No, appunto, non c'è problema. Dai, rilassati, sei troppo stressato. Oh, sei pieno di spiriti cattivi. E tu sei piena di merda, dai, levati. Penso io. Ci vuoi il latte? Non ci vuole il latte. Quello che ci vuole per tirarti su di morale. Ero così curiosa di vedere dove vivi. Mi piace la tua casa. Grazie. Questo è Federico. Me l'ha data quando ha vinto il campionato a scuola. Sai che anch'io giocavo a basket. Certo che tu e il tuo lavoro siete proprio la stessa cosa, eh? Lo sapevo che non dovevo nascondere le foto delle fidanzate. Aspetta, le vado a prendere. Smettila. E questa meraviglia chi è? E questo sono io. Sei bellissimo. Sì. Ti ricordi quando ti dicevo che entrando in una stanza chiusa mi partiva il cuore a 1000? Sì. Mi sta succedendo di nuovo. Un altro attacco di claustrofobia. È successo qualche cosa? No. No, questa volta non ho nessun senso d'oppressione o d'angoscia. E soprattutto nessuna voglia di fuggire via. È piuttosto un calore dolcissimo. E sento dei tamburi. E mi viene un po' da piangere. E hai già fatto la diagnosi? Sì. Mi sto innamorando perdutamente di te. Tu mi sei entrata dentro e mi stai sciogliendo il cuore. E pensa che all'inizio credevo che mi considerassi soltanto un amico. Invece poi, quando ieri mi hai ricambiato l'abbraccio, ho capito che forse anche tu... Ho detto qualcosa che non va? Carlo, mi dispiace tantissimo, io non ce la faccio. Anna. Calma, non è successo niente. No, invece sì, tu non sai. È che io volevo far l'amore con te. Anch'io. Carlo, io volevo farlo soltanto una volta sola. Io volevo un bambino. Maurizio è sterile, lui non lo sa. Io volevo far l'amore con te perché volevo rimanere incinta. Non ti avrei detto niente perché tanto saremmo rimasti amici comunque. Certo. Dio, Carlo, mi dispiace tantissimo. Io non volevo farti soffrire. Stai calma. Spiegati meglio. Ti sembrerà assurdo, però io pensavo che il nostro rapporto potesse prevedere il fatto che noi facessimo l'amore, così per gioco. Certo. E avevo anche fatto i calcoli. E oggi era il giorno giusto. Ma dai? Ma sai che non mi sembra assurdo affatto? Ne conosco altre di persone come te. Si chiamano manipolatori. Giocano con le persone come fossero figurine. E i peggiori sono proprio quelli che vogliono avere figli. Perché quando li hanno, li distruggono. Lo sai perché hai scelto me? Perché hai scelto me? Perché mi piaci? No, perché sono uno psicologo. Ma mi dispiace, non posso curarti perché ho già troppi pazienti. Conosci la strada. E non sbattere quando esci, eh? Dall'altra parte? Non so. No. Come? No. Che c'è? Vattene. Ma che c'hai? Lasciami! Levomi le mani di dosso! Stronzo! Cazzo! Apri questa porta e togli le mie cose! Porca miseria, è tardissimo! Va a finire che mi perdo l'inaugurazione. Perderai molto di più se non rimani dove sei. Sta arrivando Dream System in persona. Non vorrei che mi prenda tutto il merito di questo lavoro da solo. Vabbè, allora l'aspetto altri 5 minuti e poi vado. Dopo devo anche andare con Giorgio all'udienza per la sua separazione. Sei impazzita? No, semplicemente non credo che sfrattare vecchietti sia la causa della mia vita. Anzi, sai che c'è? Me ne vado subito. Sei impazzita? Ah, vi dispiacerebbe sorridere tutti, dai. Se... Dai. Oh, adesso ci vuole un bel brindisi, eh? Forza. Allora, a lei che è la prima cliente di Mesa Verde. Ho preso una decisione. A te? Un'altra. Lascio Mesa Verde. Meglio subito. Ok. Ragazzi, se fossimo in un romanzo di Stephen King, direi che state per confessarmi che l'ambulatorio è costruito su un vecchio cimitero maledetto, eh? Giorgio, ti devo dire una cosa importante. Ah, è Cecilia, arrivo. Cecilia? Oh! Calmati! Calmati! Calmo! Marco, cos'è una sceneggiata? Vattene, non fare l'idiota! Stai zitta! Tu stai zitta! Oh, stai calmo, stai calmo! Fermo! State fermi! Tu mi devi ascoltare, capito? Oddio! Lascia questo affare! E saltiamo tutti in aria! No! Facci fare il botto, dai! Fai vedere quanto sei coraggioso! Stai tranquillo. Dai! Noi ti ascoltiamo. Tu non ascolti niente, papà. Papà, tu non ascolti mai! Mai! Tu non ascolti mai! Che crede suo padre? Assicura. Ma che è matto? Non lo so, ma dagli conto, assicura. Ma mi gonfia! No, vai, dai. Zitti! Faccio saltare tutto. Capito? Faccio saltare tutto! Faccio saltare tutto! Faccio saltare tutto. Che succede? Chiudi quella porta. Chiudila! Chiudi quella cazzo di porta! Ma che vuole? È fuori di sé. Dice che gli hanno tolto un bambino e pensa che Giorgio sia il padre. Va assecondato, assecondalo. Hai subito un torto? Sono un avvocato. Sì, un'ingiustizia. Io sono il padre, capito? Sono il padre! Neanche se muori, stronzo! Perfetto, stiamo vincendo! Cosa? Stiamo vincendo, non doveva insultarti! Ma tu chi cazzo sei? Il tuo avvocato, no? Marcella? Sì, è vero, io lavoro per lei. Allora, tu rivuoi tuo figlio? Sei un traditore! Sta zitta. Dunque, se ho capito bene, il mio cliente è il padre del figlio che questa ragazza sta per far nascere. Sì. No! Sì. Allora. Senti, tu sei il padre. Ascoltami. Noi l'abbiamo capito tutti, no? Sì, certo. Ecco, l'abbiamo capito tutti. Tu sei il padre, l'ha capito anche il tuo avvocato. Certo. Tu sei il padre del bambino. Adesso... dammi quell'attrezzo. Non ti do proprio niente, capito? Ma che parte fai tu? Quella del furbo? Con tutte queste chiacchiere? Ma io non sono un idiota! Io penso, io ragiono! Ma tutto bene. Questa bomba, chi credi che l'ha fatta? L'ho fatta io questa bomba! Sì, lui è bravo, è bravissimo a fare queste cose. Mi prendi per il culo, papà? No! Ma tu che ne sai di me? Tu che ne sai di me? Lo sai come voglio chiamare mio figlio? Lo sai? Scusa, adesso un po' la memoria. La memoria! Visto che cazzo di padre! Visto? Io lo voglio vedere morto, avvocato! Morto! Condanna a morte! Condanna a morte! No, sarebbe troppo poco la condanna a morte. Deve ricordarsi tutta la vita quello che ha fatto. La condanna giusta è l'ergastolo. Andiamo. Cecilia, da quando c'è l'udienza? Pochissimo. Fermi! State fermi voi! State fermi! Che c'è? Oh dai, non scherziamo, eh! Dammi la chiave. Cecilia! Mio figlio! Per favore! Ascolta, sai dove abita il padre? Chiamiamo la polizia. No, non quale polizia? Va trattato come un paziente, va assecondato. Dai. Sì. C'è il telefono, l'indirizzo, qualcosa. Dove state andando? Sta male, devo visitare. Voglio venire anch'io, non mi fregate! Hai visto che cosa mi hai fatto fare? Vai a cercare il padre. Non posso, io sono l'avvocato. Ma io sono lo psicologo. Giorgio! Vai. Cosa mi posso fare? Giorgio, vai a cercare il padre. Ma come? Sotto la porta, c'è l'indirizzo. Esci dalla finestra, ce la puoi fare. Dalla finestra? Oh, ma... Le chiavi. Tu mi vuoi togliere mio figlio? Io non voglio scomparire. Io vi voglio! E adesso è tutto finito. È finito tutto. Io volevo chiamarlo. Io volevo... Aiuto! Salvatemi! Salvatelo! L'ho preso! E adesso? Che c'è? Calma, piglia fiato. Lei è il padre di Marco. Deve venire con me, subito. Cosa? Dove? Qua vicino, suo figlio. No, io non c'ho figlioli, vattene. Senta, quello che non è suo figliolo è imbottito di esplosivo. E se lei non viene subito potrebbe essere una strage, ha capito? Io spazzisco. Ma perché quello mi fa sempre casini su casini? E poi che c'entro io? Senta, io sto per avere un infarto. Sono sovrappeso e come padre posso perdere anche le mie due figliole. Io non posso dare spiegazioni morali. Se lei non viene subito con me, io le do un cazzotto che la faccio finire in ospedale, ha capito? Ah, lei a me? Sì. Ma riuscirebbe vederla questa cosa? Ah, sì? E andiamo in macchina, vai! E si sbrighi che dobbiamo fare anche un ripasso. Senti, ci devi dire come si disinnesca questo coso. Aiutaci, ti prego. E di là, venga. Di là. Dov'è? Il ballo ce l'ha fatta, ma dov'è Marco? Ma che vuole? Chi è lei? Lo so io chi è lei. Cosa ci fai te qui in questo casino? Andiamo, non c'è tempo, non c'è tempo. E la chiave! E mi hanno chiuso dentro! Fammi un po' di posto! Dai! Vai! Marco! Eccomi! Ci sono qua io! Marco, tranquillo, si risolve tutto, sai? No! È calma mia! È calma mia! Fatela stare zitta! Oh, basta! Tirati un po' più su! Accidenti! Che casino! Lo dicevo io che era troppo sconvolto. Figlio mio, tu mi dovrai aiutare un po', per disinnescarla. Io avrò bisogno di te. C'è un circuito secondario. Non lo so. Ma sì che lo sai, Sei stato un genio a costruire questo bel capolavoro. E figurati se non te lo ricordi. Pensa quando lo racconterai al tuo bambino. Papà, ma tu ti ricordi di me? Ma tu sei mio figlio. Io ricordo tutto. Ti ricordi quando avevi 7 anni che è venuta quella maledetta appendicite che stava diventando peritonite. Poi per fortuna un medico. Senti, questo rosso è un circuito secondario? Freddo. Sì, mi sembra di sì. Il trofeo. Ti ricordi quando hai vinto quella bella coppa che però non ti hanno voluto consegnare perché avevi fatto un sacco di falli? E quello non era il giusto. Te la dovevano dare. Io dovevo protestare. perché tu sei mio figlio. Senti, il filo bianco è solo un filo di massa. Non lo so, non lo so. Ma sì che lo sai. Questo è un lavoro coi fiocchi. L'hai fatto te. Quindi io mi devo fidare di te. Io devo fidarmi di te. Mio figlio, dov'è mio figlio? Sarà un bambino bellissimo. Insomma, dimmi, qual è il filo da staccare? Non sai come lo voglio chiamare. No, non lo posso sapere. Dimmi qual è il filo. Giovanni. Io lo voglio chiamare Giovanni, come te. E ti sembra questo il momento di farmi piangere? Dimmi il colore. Il nero. Nero? Guarda, qui c'è la tua donna, ci sono tutti, ci sono anch'io. Ci dobbiamo tutti fidare di te. Nero. Sì, nero. Nero. Nero! Puoi lasciare. Puoi lasciare. No. L'udienza! Oddio! Bravo! Dai, 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 sbrigati! E dai! Senti, quello che ti ho detto ieri, non ci credevo. Io l'ho detto perché volevo farti soffrire. Grazie. Prometti che non mi abbandoni. Oddio, ho lasciato le luci accese. Dove ce l'hai la testa? Ma perché non cambi mai? E adesso che facciamo? Prendiamo la mia macchina, forza! Scusi, ma che serve un passaggio? Devo essere a tribunale ora, c'ho un'udienza! Se viene con me, lei arriva prima di ora. Andiamo, dai! Di qua! Andiamoci. Oddio, oddio, oddio! Stia tranquillo, dottore, ho fatto il pilota di go-kart in seconda! Bravo, forza! Se non arriviamo in tempo succede un disastro. Oggi scade il termine per consegnare la controperizia. L'ho fatto fare da uno dei migliori specialisti. Abbiamo qualche possibilità di vincere se la consegniamo in tempo. Ma si può sapere che cosa succede? Succede che se non arriviamo in tempo perdo la causa per l'affidamento congiunto. Dai, dai! Dottore, siamo arrivati! Intende fare? L'udienza è finita. Sì, sì, lo so, però devo consegnarle la controperizia. Oh, no. Lo vede, avvocato? Lei sta diventando veramente ridicola. Signora, ecco i documenti. Giovanni, che fai qui? Oh, buongiorno, signor giudice Gargendri. Perché vi conoscete? Sono il suo elettrauto da 12 anni. Ecco, appunto, eravamo qui con questi amici perché volevamo in tutti i modi consegnarle questa cosa. No, Giovanni, non ti mischiare. L'udienza è finita. Non posso prenderla. Ma che finita è finita? È successo un mezzo scatafascio, una cambogia. Mio figlio stava per morire, ora all'ospedale. Loro mi hanno aiutato tanto. Io, se prendessi questo, me ne vado da mio figlio e sono tanto più tranquillo. Va bene. Per te, eh? È fatta! Salutami le figliole! È irregolare! È irregolare, protesterò. La denuncerò all'ordine degli avvocati. Ti diverti? Certo, più di te. Guarda che faccia che hai. Problemi con la Dream System. L'avvocato dei vecchietti ha trovato un testimone, un ragioniere. Maledetti ragionieri, eh? Già. Comunque ti aspetto dentro per studiare insieme le novità. Guarda che non possiamo perdere. Ho ordinato la Volvo. Ti va una bomba con la crema? Eh?